L'ultimo incontro al Mise non ha portato nulla di fatto. La Glencore non arretra e conferma che i suoi impianti della Portovesme SRL cesseranno la produzione di zinco, mantenendo in marcia la sola linea per il trattamento dei fumi di acciaieria. Oggi nuova assemblea dei lavoratori all'ingresso della fabbrica di Portoscuso, con i sindacati che, preoccupati per la perdita di lavoro di 1.500 lavoratori, chiedono attenzione alle istituzioni. Una multinazionale che continua a cambiare le carte in tavola continuamente deve essere chiara, deve dire: voglio rimanere nel Sulci, voglio continuare a produrre zinco. Se non deve continuare a produrre zinco, deve essere chiara e va via. Il governo deve trovare una soluzione, un'altra multinazionale che sia disposta a continuare a produrre qua nel Sulcis Iglesiente, perché il governo dice lo zinco è strategico per l'Italia, per l'Europa, e allora se è strategica deve trovare delle soluzioni, ma a tempi stretti. Nel loro libretto, però poi alla fine la responsabilità che abbiamo per i rischi che stiamo correndo. Dopodiché sappiamo. Anche la chiesa sulcitana è vicina alle difficoltà e alle preoccupazioni dei lavoratori della Portovesme SRL. Sì, le chiese sono aperte intanto come segno della vicinanza della chiesa nei confronti di questo dramma, nei confronti delle persone che stanno rischiando di perdere il lavoro, e non solo le singole persone, ma sono famiglie. Le ripercussioni psicologiche e sociali sul territorio sono inaudite, enormi.